Doveva tenersi nel pomeriggio di sabato, a Ponte degli Orti, la grande festa organizzata per l'inaugurazione della pista ciclabile di via Canal Grande e per il nuovo spazio verde realizzato nel parco alle Bocche dei Canali. Purtroppo, però, la pioggia ha rovinato il programma, costringendo gli organizzatori a ripiegare nel teatro della vicina scuola Don Milani, dove la festa è andata in scena in forma ridotta. L'intervento complessivo di ammodernamento dell'intera area è costato 410.000 euro ed è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011-2013. Oltre alla pista ciclabile è stata riqualificata a Punta degli Orti, dove sono stati installati anche degli attrezzi gimnici disponibili al pubblico all'interno di uno spazio fitness. La pista ciclabile, invece, che collega la rotonda del Passatore alla rotonda Donatore di Sangue lungo la circonvallazione, realizzata dalla ditta CPR di Rimini, conta di una lunghezza di 1500 metri e di una larghezza di 2,5 metri, separata dal traffico regolare da un cordolo, entrambe caratteristiche alla base delle critiche dei partiti di opposizione durante questi mesi, ed è stata realizzata come opera di continuità della pista ciclopedonale proveniente da Errano. Nonostante il maltempo di sabato pomeriggio, la festa per l'inaugurazione è stata animata dalla Croce Rossa Italiana, dalla Polisportiva Ciclistica Zannoni di Errano, da Faenza Passo dopo Passo, dall'UEI, dal CAI, dalla Leopodistica e dai gruppi musicali Metallurgica Viganò, Aldo Fabbri, Ezio e gli Amici, Cheli e i Giovani Onde Radio.